Cari amici di Marcos Box, ecco vibra e vibrante soddisfazione che inaugura questa nuova sezione annuale con i discorsi di fine anno. Quest'anno, come avete avuto modo di vedere, ho iniziato a pubblicare una serie di video settimanali con il riassunto della settimana, con le principali notizie del mondo Linux che postiamo tutti quanti noi di Marcos Box durante la settimana. Ho deciso di realizzare questo video di fine anno che dovreste vedere a partire dalla mezzanotte, se non faccio casini, in cui parlerò degli argomenti principali, a mio avviso, che hanno caratterizzato il 2013, argomenti principali naturalmente relativi al mondo del Linux, dell'open source e quant'altro. Cominciamo con le distro. Quest'anno due sono le distro che hanno attirato principalmente la mia attenzione e sono Manjaro e Netrunner. Manjaro che cos'è? La conoscerete di certo se leggete Marcos Box, è una derivata di Arch Linux che ha un installer semplificato e un sistema di gestione degli aggiornamenti a mo' di service pack. Caratteristiche di queste distro principali sono avere XFCE come ambiente desktop, customizzato, quindi è stata una delle prime ad esempio a introdurre il nuovo menu, il nuovo lanciatore applicazioni, è graficamente curato, ricorda stile Windows, diciamo così, quindi anche con la barra sotto dove dovrebbe stare, ha un installer grafico facile da utilizzo, ha un sistema di aggiornamenti che non sminchia la distro. Cosa volete di più da una distro? Avete già quando le installate poi driver, il supporto ai driver e quant'altro. Una distribuzione che di release in release migliora sempre più. Io la consiglio a tutti quelli che vogliono provare una distribuzione innovativa, al passo con i tempi, ma anche facile da gestire. Bella distro. Mi piace anche molto il team che continua a sfornare aggiornamenti, continua a sfornare novità con una frequenza invidiabile per altri distro. Altra rivelazione di quest'anno è Netrunner. Netrunner è una derivata di Kubuntu che aggiunge a Kubuntu alcuni ritocchi, a livello grafico principalmente, ma anche ritocchi con delle chicche particolari. Basti pensare, ad esempio, al semplificato pannello delle impostazioni, dove è stato razionalizzato, con spostate le icone e là in alcune sezioni. Sapete bene che KDE vi spara tutte quante le cose buttate in 7 miliardi di categorie. Ogni volta per cambiare un tema dovete passare per tante schermate. Questo è più razionale, trovate tutte le impostazioni raggruppate in maniera differente che non guasta mai. Poi ha comunque delle impostazioni grafiche, l'integrazione di Firefox, l'integrazione di LibreOffice, ha la facilità, la disponibilità dei pacchetti di Ubuntu, è una bella distribuzione. Oltretutto, ultimamente sta innovando anche su altre chicche, ad esempio, non so se avete visto, qualche tempo fa vi ho postato il nuovo lanciatore applicazioni basato su Home Run. Mi piace come distro, è piaciuta molto anche ad alcuni miei amici che la stanno utilizzando e stanno aspettando con ansia il rilascio del 14.01 che verrà rilasciato a gennaio. Una distro che ha fatto molto parlare di sé invece, che però non è ancora pervenuta, non è ancora pervenuto perché il rilascio era previsto per il mese di dicembre, ma è slittato a gennaio, è Tangu. Tangu è una nuova derivata di Debian, con un sistema di pacchetti a metà strada tra Debian, pacchetti presi da Ubuntu e cose del genere. Promette bene, promette sulla carta bene. Non ho ancora avuto modo di installarla, le versioni di sviluppo. Aspetto la versione finale, francamente. Sulla carta promette bene, quindi potrebbe essere una distro rivelazione. Vedremo poi nel 2014 se si concretizzerà questa cosa. Rivelazione dell'anno è stata poi il rilascio di SteamOS. SteamOS, praticamente il sistema operativo
Linux di Valve. Che hanno fatto? Hanno preso Debian, li hanno montato su Big Picture, la schermata, come si chiama, il client Steam, e hanno realizzato questa distribuzione che vedremo sulle Steam Machine e che sarà possibile scaricare anche per tutti quanti noi. Trovate poi la guida di installazione da seguire passo passo, mi raccomando. Leggete bene il disclaimer. Bella. Bella novità perché, come ben sapete, la presenza di un importante, diciamo così, un'importante figura, come quella di Valve, non può far che bene dal punto di vista, dell'arrivo di nuovi programmatori nel mondo Linux. Di più attenzione soprattutto per il mondo dei driver, il che non guasta mai perché, come ben sapete, nota dolente del mondo Linux sono spesso i driver proprietari e cose del genere. Che dire di più di quest'anno? Beh, tre distro che mi hanno colpito, basta. Vabbè, quest'anno ho utilizzato per parecchio Fedora, nella versione 19. L'ho utilizzata però con la versione KDE perché Gnome non riesco a utilizzarlo appieno, non riesco a farmelo digerire. Bella distro, visto che quest'anno anche molti utenti sono passati a Fedora. La 20 non la sto utilizzando, non la sto utilizzando perché ho qualche problemino con la mia macchina che ancora non riesco a risolvere. Problema legato praticamente quando inserisco il jack out e non mi funziona bene la scheda. Vabbè, una cosa lunga da spiegare, che comunque non sono ancora riuscito a risolvere, a venirne a capo. Comunque, Fedora è anche stata una bella distro quest'anno. Altra bella distro di quest'anno, cioè rilascio importante di quest'anno, è stato quello di OpenSUSE, che ha rilasciato la versione Evergreen, quindi supporto esteso. Tiratina d'orecchie, quella stanno bastardi che hanno tirato il botto. Tiratina d'orecchie, quest'anno va fatta a Canonical. Anche se poi alla fine, mettendoci una mano sul cuore, non è proprio tanto colpa di Canonical. Si sa, le versioni .10, soprattutto quelle che precedono un LTS, non escono sempre tanto bene in Ubuntu. Ha avuto parecchi problemi all'inizio la 13.10. Io comunque sto adesso su Kubuntu 13.10, mi trovo bene, la distro è veloce e quindi merito soprattutto, diciamocelo francamente, del team di KDE che quest'anno ha sfornato una serie di rilasci, uno migliore dell'altro, di KDE. Adesso sto su KDE 4.12 di una velocità, stabilità, leggerezza anche, perché è più leggero rispetto al passato. Bello KDE. KDE si sta migliorando anche, diciamo che come desktop di rivelazione, vabbè, non si può dire così perché KDE è vecchio. Però comunque KDE quest'anno nel 2013 è stato un desktop che ha fatto tante cose sotto il profilo delle prestazioni. Sotto il profilo grafico, direbbe qualcuno, è sempre la solita, perché sempre le solite trasparenze e non trasparenze, il solito grigio buttato così. Vabbè, vedremo, perché il grosso del lavoro che sta facendo il team KDE è quello di prepararsi al futuro per Plasma Workspace 2. Vedremo in futuro se ci sarà un rinnovamento anche dal punto di vista grafico. Rinnovamento dal punto di vista grafico che continua a progredire all'interno di Gnome, con le ultime versioni, hanno aggiunto una serie di modifiche nella gestione degli indicatori e cose del genere. Gnome, comunque, continuo, non riesco a farmelo digerire. Vi devo dire la verità, tra Gnome e Unity, preferisco Unity. Lo trovo ancora più integrato, più razionale. Poi vabbè, punti di vista personali. Come desktop quest'anno c'è stato anche un grande rinnovamento
Per quanto riguarda Cinnamon si è discostato sempre di più da GNOME, diventando di fatto un desktop indipendente. Fanno bene a discostarsi, perché almeno così si evita la solita accusa che viene mossa nei confronti di Clem di vivere sul lavoro degli altri. Che dire più di quest'anno? Beh, c'è stato poi l'accordo tra gli sviluppatori di LXDE e di Razor QT per sviluppare il nuovo LXDE basato su QT. Vedremo nel 2014 come si evolverà la cosa. Sotto il profilo dei programmi, il programma che ha fatto senza ombra di dubbio più passi avanti, più passi giganti, è LibreOffice. Le ultime versioni sono migliorate parecchio, soprattutto per quanto riguarda l'aggiunta di nuove funzionalità, la velocità, migliorata la velocità di esecuzione. Ma la cosa più importante di LibreOffice per il 2013 è stata la sua nuova interesse praticamente che c'è stato da parte della pubblica amministrazione, sia a livello nazionale, italiano, che a livello anche internazionale. C'è appunto questa corsa da parte delle pubbliche amministrazioni nell'adottare LibreOffice come suite da ufficio. È una notizia che fa piacere, fa tanto piacere, fa enorme piacere, perché vuol dire che finalmente riescono a capire i burocrati, i governanti, chi si occupa di queste cose, che non c'è necessità di utilizzare un software commerciale che causa problemi sia di esborso di denaro per quanto riguarda i costi di licenze, sia per quanto riguarda i costi connessi ad aggiornare le macchine per poter far funzionare le nuove versioni, sia per quanto riguarda i formati aperti. Quindi mi è piaciuto. E a proposito poi di formati aperti e quant'altro, quest'anno è stato anche un grande anno per OpenStreetMap. OpenStreetMap che ha avuto ruoli chiave in alcune tragedie, come avete avuto modo di vedere per quanto riguarda i fatti accaduti in Italia, in Sardegna. Per quanto riguarda il tifone che c'è stato nelle Filippine, là. Il ruolo che ha avuto OpenStreetMap, il ruolo che ha avuto la comunità di OpenStreetMap è quello di aiutare con la propria community di mappatori nell'intervenire meglio, grazie appunto al supporto che hanno fornito con lo sviluppo delle mappe. Passando alla telefonia diciamo così, i sistemi operativi alternativi legati al mondo dell'open source e Linux. Beh, quest'anno sono stati due i sistemi operativi che hanno fatto parlare: Firefox OS e recentemente Sailfish OS. Firefox OS avete avuto modo di vedere in Italia, purtroppo soltanto su un device, l'HT1 Touch. Perché dico purtroppo? Purtroppo perché appunto è un solo device. Purtroppo perché il device in questione non è affatto un device performante, complice sia l'hardware che non è tanto potente, sia anche il fatto che Firefox OS è ancora giovane, quindi ha problemi, parecchi problemi che devono essere risolti. Speriamo che siano risolti nel breve periodo. Speriamo nel nuovo anno, speriamo che riescano gli sviluppatori a fornire delle versioni sempre più performanti, anche perché se il target era quello di fornire un sistema operativo leggero per smartphone di fascia bassa, perché quello è il target di Firefox OS, e non riesce a fornire ciò su un device come l'HT1 Touch, che non è un device di fascia alta, beh, il target capisci che non l'hai centrato tanto appieno. Speriamo comunque nel 2014.
L'altro sistema operativo è stato il FishOS, basato su Linux, che abbiamo avuto modo di vedere su Jolla. Un solo produttore attualmente, un solo device. Il sistema dell'interfaccia alcuni ha fatto storcere il naso, troppi passaggi, troppi swipe, cioè un manuale di istruzioni soltanto per capire come muoversi, per cambiare anche, per agganciare anche solo un programma, però comunque. È qualcosa di nuovo, è qualcosa che non abbiamo visto che non abbiamo ancora visto su altri sistemi operativi che ci sono già in commercio. Facciamo il tifo un po' per questa società, facciamo il tifo per questo sistema operativo. Non pervenuta invece nel mondo della telefonia è Ubuntu Touch. Non pervenuta perché appunto non è ancora stato fornito, non è stato ancora commercializzato il primo device con Firefox OS. Matteo, che scriverà di sicuro un post appena gli spezzo le braccine, però può confermare che i lavori procedono bene per Firefox, cioè per Ubuntu Touch. Lui lo prova su un suo device Nexus, speriamo nel 2014. Anche perché Mark ha annunciato la disponibilità finalmente di un produttore hardware per realizzare il primo smartphone con Ubuntu. Grandi attese dunque per il 2014 dal punto di vista della telefonia e mondo Linux e quant'altro. Speriamo appunto nel 2014 che sia ricco di novità, anche perché nel 2014 dovrebbe uscire anche Tizen. Sempre legato a Linux come sistema operativo, beh, ne vedremo delle belle nel 2014 sotto questo punto di vista. Lasciatemi fare comunque un ringraziamento prima di lasciarvi a chi sta contribuendo a portare avanti Marco Xbox. Come ben sapete, non sono più solo io a portare avanti Marco Xbox, c'è Marco Persi che con i suoi articoli, con la sua rubrica. Le frustrazioni del Persi sta riscuotendo grandissimo successo. È un vero pinguino che mi sta dando una grandissima mano ed è bravissimo. Andatevi a leggere i suoi articoli, scompisciatevi dalle risate. C'è poi Stefano, uomo OpenStreetMap, che è anche l'artefice del redesign del blog. Avete visto che Marco Xbox è cambiato finalmente a un look più serio, non ha bug odiosi, non ha pesantezze che aveva prima. Questo è tutto merito di Stefano. Rodrigo, che è un pinguino di quelli duri e puri, che ha pubblicato una serie di articoli quest'anno che sono molto piaciuti. Vincenzo sta avendo problemi ultimamente, quindi non sta postando. E poi un ringraziamento c'è da fare. A tutti voi che continuate a leggere, a tutti voi che continuate a supportare Marco Xbox, grazie a tutti quanti voi, grazie a chi mi segue su questo canale YouTube, grazie a chi mi è stato vicino, per voi sapete cosa. Basta così. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Buon anno, buon 2014 a tutti quanti. E non fate i cretini sempre con i botti, mi raccomando. Ciao ciao.